brevissimo, andando a scuola. Facciamo un passo indietro. Oggi sarà il primo giorno di scuola di Gaia e io ho deciso di accompagnarla perché le cose belle vanno festeggiate. E mentre con Gaia camminiamo in direzione scuola dopo più di 2 anni, io penso questo. Togliere la scuola a un bambino è ingiusto come strappare la carne dalle ossa. Togliere la cioccolata dal pane, la benda dalle ferite. Togliere la scuola a una bambina è come cancellare le parole da un libro o il buco da una ciambella. Ciascuno cresce solo se sognato, diceva Danilo Dolci. E compito dell'istruzione è sognare ogni bambina e ogni bambino. Facciamo un altro passo indietro. Gaia è tornata a scuola dopo oltre 2 anni. Vi avevo raccontato la sua storia, ricordate? Mancava un'infermiera nonostante fosse prevista per legge. Per questo Gaia non poteva andare a scuola. Allora con Fanpage e quella meraviglia di Valentina Perniciaro abbiamo fatto un po' di casotto informativo. E Gaia è tornata a scuola. Arrivo davanti casa così presto che sono tutti a letto. Sì? Pronto? Sono qui fuori. Eccomi. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? E chi ha dormito stanotte? A mamma manco Gaia. Niente, per niente. È in ansia. Posso entrare? Permesso? La trovo addormentata come poche. Buongiorno. Come stai? Poi vedo una cosa bella. Chi è questa cartella? Sei un po' emozionata? Hai dormito stanotte? Poi fa colazione. Tu che fai? Mangi? Vuoi medicina? Cos'è? Latte. È latte che ti entra da dove? Da un buchino? Dal buchino lì, eh? Vabbè, sì. C'hai 2 buchi? Perché c'avevi parecchia fame, sì, che te l'hanno fatti 2. Non so che tu sei intelligente e fa ridere. Bene, lo prendo un complimento, grazie. E anche niente sole. Poi arriva lei, la vedete? È la nuova infermiera di Gaia. Io vorrei abbracciarla, però mi trattengo e la seguo. Guarda come tu sei bella. Grazie. Qui siamo pronti. La nonna protesta. Non è accorgente. Nonna! Eva! Volevo che tu ti mettevi i capelli sciolti. E lei è l'infermiera? Sì. Grazie, intanto. Grazie. Com'è andato questo primo giorno? Bene. Sì? Sì, sì. È una bambina molto attiva poi. Molto attiva stamani. Mi ha detto, sei simpatico e in piccione, mi ha detto. Poi un dubbio. Al massimo quando sarai in confidenza, prof. Io sono maestro. Perché l'ultima volta che sei andata a scuola era la primaria, erano dei sì. Poi la salutano, la risalutano, la salutano di nuovo, la saluta anche la vicepresidente. Bentornata. Che stai pensando? Che c'è in questa testolina che pensa? Questa testolina che pensa? Cosa pensa? È tutto quello che farò. Molta della felicità di Gaia è racchiusa nell'espressione del suo corpo non conforme. La nonna fa le foto come fosse il primo giorno di scuola e infatti è proprio per Gaia il primo giorno di scuola, dopo più di 2 anni. Devi ascoltare. Se ti interrogano tu rispondi. Le fondamentali raccomandazioni della nonna. Innanzitutto conosci tutte le regioni d'Italia. Un attimo prima di entrare. E questa è una delle immagini più belle del mondo. Gaia, una bambina di 11 anni che finalmente può conoscere i suoi nuovi compagni di scuola che avanzano e si presentano. E poi le insegnanti. Matematica e scienze. Ciao Gaia, benvenuta. Sono Tiziana Serino, la tua professoressa di geografia. Ok. Francesca Picascia, la docente di sostegno. Poi mi fa il pollicione, mi saluta, ci diamo il 5 e io faccio a tutta la classe un augurio da parte della redazione di Fanpage. Grazie e buon viaggio. Grazie mille, grazie.